Nell'ospedale San Marco di Grottaglie l'assistenza per i pazienti diabetici sarebbe a rischio. Così il nosocomio grottagliese finisce al centro di un'interrogazione urgente al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che detiene la delega alla sanità, presentata dal consigliere regionale Renato Perrini. Nel San Marco è operativo il centro per l'impianto dei microinfusori, ma allo stesso tempo al consigliere giungono segnalazioni di diabetici tarantini che segnalano l'impossibilità di prenotare e stabilire con certezza una visita di controllo. Secondo Perrini non sarebbe possibile effettuare degli hospital ed i trattamenti difficilmente reperibili sarebbero a pagamento con un costo di circa 288 euro a carico del paziente. Già nello scorso novembre aveva presentato un'interrogazione all'assessore alla sanità per sollecitare la prescrizione e la rimborsabilità dei sensori glicemici di ultima generazione. Nel frattempo in consiglio regionale fu approvato all'unanimità un emendamento per l'erogazione gratuita dello spray salvavita per i minori con diabete di tipo 1 e adulti con diabete mellito in terapia intensificata. L'obiettivo è quello di rivedere l'organizzazione del San Marco, visto che dopo il ridimensionamento neppure i cittadini locali pare abbiano ben compreso quali prestazioni si svolgano all'interno, riversandosi inevitabilmente nel Santissima Annunziata di Taranto.